Oggi in Iran i cittadini sono costantemente controllati. Coloro che non si adeguano sono spesso perseguitati. Anche i bambini, che sognano di divenire un giorno membri attivi della società, sono vittime di questa oppressione. A coloro che hanno pensieri e credi differenti è negato il diritto ad avere un'istruzione superiore, i loro sogni e il loro futuro distrutti. Se anche tu credi che l'accesso all'istruzione sia un diritto fondamentale di ogni uomo, dai voce a chi in Iran voce non ha. Manda un messaggio al tuo governo. Uniamoci, facciamoci sentire e difendiamo il loro futuro.